Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo una delle mie ricette, che poi è una ricetta di recupero, è una ricetta davvero spettacolare, buonissima, buonissima, buonissima. Prendiamo spunto dalla ricetta degli gnocchi cacio e pepe per realizzare gli gnocchi ai quattro formaggi stagionati. Perché quattro formaggi stagionati? Perché quante volte vi è capitato magari di comprare un pezzettino di provolone del Monaco, un pezzettino di caciocavallo, un pezzettino di pecorino sardo, di fiore sardo, di pecorino romano, di parmigiano, grana padano, pecorino siciliano, quello con il pepe, guardate che meraviglia, eccetera eccetera, e poi magari vi rimangono questi piccoli pezzettini di sé. E poi non sapete che cosa fare. Ecco, la ricetta di oggi serve per valorizzare questi che fra virgolette non sono scarti, ma sono dei profumi pregiati del nostro territorio. Quindi è una ricetta tutta italiana, ok? Allora, gli ingredienti sono molto semplici. Avete visto qua, io ho degli esempi, no? Poi se volete potete fare la ricetta classica cacio e gli gnocchi cacio e pepe utilizzando soltanto il pecorino romano, ok? E vi vengono deliziosi. Però nella ricetta di oggi, dato che io vado a mischiare un po' questi sapori, inserirò anche del latte di capra. Se non trovate il latte di capra, anche se adesso si trova facilmente, potete utilizzare tranquillamente il latte, quello vaccino, quindi il latte di mucca. E poi degli gnocchi, gnocchi belli fatti in casa, questi sono fantastici, spettacolari. Ho fatto anche la video ricetta, come si fanno gli gnocchi fatti in casa in maniera professionale, a meno che non li fate espressi, comunque badabam badabam, qua sotto vi metto il link in descrizione, oppure schiacciate qua dove ce l'hai. Latte al gusto del pepe nero, che serve per dare quel profumo, quel tocco un po' particolare, del pepe rosa in grani. Questo non è piccante, questo ha questo sapore, questo profumo particolare incredibile, e sale rosso solo per l'acqua di cottura degli gnocchi. E voilà, questi sono tutti gli ingredienti. Pochi ingredienti, però davvero una ricetta pronta da essere sbranata, spettacolare. Are you pronti? Allora, sigla e cominciamo la nostra preparazione. Questa, ragazzi, è davvero una ricetta molto molto interessante, perché si riesce a sentire nell'arco del tempo e anche dopo che avete mangiato il vostro piatto di pasta tutti i vari aromi, sapori e profumi dei diversi tipi di formaggio, quindi le loro tonalità, la loro piccantezza, il loro profumo, il loro aroma. Insomma, è un piatto di pasta che io potrei definire anche un po' mistico, nel senso che ci porta a pensare, a sognare. Credetemi, è davvero spettacolare. Sì, ma quanta è la dose di formaggio da utilizzare per questa ricetta? Allora, calcolate 100, massimo 150 grammi ogni 500 grammi di gnocchi, ok? Non superate i 150 grammi, perché altrimenti diventa troppo troppo importante, poi rischiamo di perdere quello che è il profumo dei singoli formaggi, proprio a danno della sapidità, quindi del sale, che ovviamente tutti i formaggi stagionati hanno una buona percentuale di sale, quindi andiamo a diluire con il latte proprio per permetterci di sentire tutti i profumi dei vari diversi tipi di formaggio. Comunque, cominciamo subito la preparazione. Macinare un po' di pepe all'interno di una padella, di una salta pasta. Macinatelo grosso. Guarda, vi ricordate quello che vi ho spiegato per queste macchinette? Basta che le svitate un pochino e poi il macinato del pepe, come potete vedere, viene più grosso, ok? A fuoco basso, 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 altrimenti va a perdere un po' le sue caratteristiche. Cominciamo a far tostare il pepe. L'acqua bolle, quindi mettiamo il sale e caliamo subito gli gnocchi. Gli gnocchi dovranno cuocere pochissimo all'interno dell'acqua, perché dobbiamo finire la cottura degli gnocchi qui all'interno della padella, ma adesso vi spiego come. Allora, il pepe ha già iniziato a rilasciare i suoi oli, quindi il suo profumo. A questo punto lo allunghiamo con un pochino di acqua di cottura della pasta. Quindi
alzare il fuoco perché dobbiamo far sfrigolare per bene. E guardate che meraviglioso colore che prende l'acqua. Ecco, vedete, questo è il colore degli oli rilasciati dal pepe quando vengono messi in acqua. Oli, essenze, sapori, profumi. Come vi ho detto prima, gli gnocchi nell'acqua devono cuocere pochissimo, quindi appena vengono a galla, immediatamente noi li lasciamo lì subito all'interno della padella. Ed è per questo anche che all'interno della padella abbiamo dovuto inserire un pochino di acqua. Ovviamente non possiamo inserirli tutti in una volta perché non vengono a galla tutti insieme, vengono a galla un po' alla volta. Quindi mettiamo il coperchio, appena vengono a galla, subito all'interno della padella. La vera cottura degli gnocchi dobbiamo farla all'interno della padella con il latte di capra. E ora dobbiamo fare una cosa un po' strana, che se non la fate in maniera corretta vi viene fuori un blocco unico, quindi un mappazzone. Il latte va inserito freddo, ok? Quindi va alzata la fiamma perché va riportato velocemente ad ebollizione. Però questo shock termico va a creare una situazione in cui il tutto ci rimarrà cremoso. Se noi invece mettessimo il latte a temperatura ambiente o il latte caldo, l'amido si trasformerebbe immediatamente, il formaggio si caglierebbe, inizierebbe a dividersi, succederebbe un patatrac. Quindi questa può sembrare una sciocchezza, però credetemi, se la fate non sbagliate, se non la fate succederà un patatrac. Come vedete, poco prima di inserire il formaggio, ho portato il latte all'interno della padella ad ebollizione per terminare la cottura degli gnocchi. Quindi ho aggiunto ancora un pochino di latte freddo, spento il fuoco, ok? Dopodiché ho iniziato a inserire il formaggio un po' alla volta e il formaggio si dovrà sciogliere con il calore residuo. Se volete il tutto più cremoso, a questo punto potete aggiungere dell'altro latte freddo, accendere il fuoco ancora un minutino e non ci saranno problemi. Ormai non si formerà più il mappazzone, rimarrà sempre cremoso. Guardate che bellezza, guardate che meraviglia. Come vi dicevo, se lo volete più cremoso, ora potete riaccendere il fuoco un attimino, mettere un pochino di latte e farlo risultare più cremoso. Però non serve perché guardate come questi formaggi stagionati, semi-stagionati, cominciano a sciogliersi perfettamente attaccati alla pasta, quindi allo gnocco, legati all'amido. E guardate che meraviglia, che spettacolo, che bellezza. Vi do una piccola dritta, però importante. Prima di servire, assaggiatela. Per una ragione molto semplice, perché magari c'è un formaggio che ha magari quella nota un pochino più piccante che non a tutti può piacere, oppure magari vista l'eccessiva stagionatura di alcuni prodotti si può essere concentrata di più la percentuale di sale, quindi si sente magari un pochino più marcata. Allora, per andare a risolvere questo problema, che poi il problema non è se utilizzate dei prodotti di alta qualità, quindi che hanno un giusto equilibrio, potete aggiungere dei semplici piccoli cubettini di mela tagliata, fresca, cruda, li inserite all'interno e questi andranno a mangiare tutti quei, fra virgolette, difetti. Per chiudere il piatto, il pepe rosa, che non è assolutamente piccante, ma che rilascia un profumo incredibile. E voilà! Ragazzi, c'è poco da fare, vieni qua, facciamo subito la prova dell'assaggio. Guarda, 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 guarda la cremositaggine. Guarda, guarda, guarda. Vieni qua, proprio qua, qua, qua. Fai vedere come fila, guarda. Ecco, guarda. Hai quattro formaggi stagionati. Torna qua, torna vicino, vicino, proprio il più vicino che puoi, perché dobbiamo farla vedere questa cosa, guarda, questa cremositaggine. Praticamente cotti nel latte, hanno un sapore. Vado, perché questi bisogna mangiarli subito, proprio caldi. Il pepe, questo, il pepe normale è il pepe rosa che dà quel sapore, che è una roba che proprio ti porta in un altro pianeta. Devi farli perché non ci ho fatto, non vedo certo la prossima. Ciao.